Oh, tra lande, deserti, foreste, montagne, avventura, tu trovi Amnotork. Avventura, tu trovi Amnotork. Se hai una scintilla che scoppi, che brilla, avventura, tu trovi Amnotork. Avventura, tu trovi Amnotork. Sul filo di lama di un cuore guerriero l'onore ti reclamerà. Misteri, magia, leggende, follia, che avventura è Signori, buonasera, che dire? Di sentirci ci sentivate già e lo sappiamo già, ma di vederci ci vedete? Penso di sì, adesso ci vedete, no? Oh. Bene, bene, bene. Allora, perché siamo qui? Problemi tecnici a parte, che è ovvio, queste cose accadono sempre. Siamo qui innanzitutto per torturare me, che continuo a fare il master, come dicevamo prima, ma anche perché, no? Noi siamo un'associazione, Dragon Secret è un'associazione e il suo scopo principale è promuovere il gioco di ruolo e questo è quello che faremo oggi, no? E inoltre avrete l'occasione di vedere loro, non me, nei panni di giocatori. E chissà come saranno il nostro buon Pierre, chissà come sarà il nostro buon Vespro, chissà come sarà il nostro... Pardon, Alessandro, spoiler! E infatti, perché io Vespro e lui Pierre? Scusami! Già non lo so, Ale, perché io ti ho chiamato così, ma tanto in realtà non è spoiler perché loro ce l'hanno scritto sotto il tuo bellissimo faccione, quindi va bene così. E poi anche il buon Gabri, non ci scordiamo di lui. Ultimo, ma non per importanza, ecco. Ultimo per altezza, quello sicuramente. Ma non lo so, Gabri, mi sa che anche io in altezza ci sono messo lì. No, parlavo del personaggio. Ah, quello, chiaro, forse, chi lo sa. A breve ci andiamo hanno a presentare. L'immagine, hanno gli spoiler, insomma. Sì. Ma ci saranno anche delle altre peculiarità, eh? Oltre a vedere i vostri master nei panni di giocatori, ci sarà anche qualche cosina un po' più che riguarda voi e mi potrete aiutare come, usiamo una parolona, co-master, perché ci saranno dei sondaggi durante queste sessioni e voi tramite questi sondaggi potete influenzare quello che accade durante la sessione. Quindi mi raccomando, siate spietati contro i vostri master qui, approfittatene, no? Provate a ucciderli, che è sempre l'alternativa migliore. E inoltre, altra particolarità, vedete che ci sono tre faccioni qui sotto, ma c'è anche un spazio vuoto, nero, oscuro, buio, che proviene dall'oltremondo, ma in realtà lì, di volta in volta, o inviteremo qualcuno che verrà a giocare con noi. Quindi potranno essere ospiti, giocatori, chi lo sa, questo lo vedremo andando, messeri, quindi fate i bravi. Se fate i bravi forse potrebbe capitare anche l'occasione per voi. E ovviamente, prima che me lo dimentico, se non potete essere qui a assistere alla sessione per tutta la serata, visto che è sabato sera, magari qualcuno di voi vuole uscire, le sessioni verranno tutte registrate e caricate sul nostro bellissimo canale di YouTube, sempre Dragon Secret. Ma direi che tutte le varie cose di ordinanza mi sembra che le abbiamo dette, iniziamo a calarci dentro questa avventura, no? Iniziamo a vedere, no? Chi siete voi, no? Mi è scappato prima un Vespro, ma c'è anche un Lahoud da quello che leggete sotto i loro faccioni, c'è anche un Nat, che mi rifiuto di pronunciare per intero come nome, e direi di andare nell'ordine da Lahoud verso Nat. Quindi Lahoud, chi andrai a giocare, Pier? Chi sei? Lahoud è, come si suol dire, come direbbe lui, un figlio di Sainistas, è una delle tante vite nate tra i vicoli di quella città che sin dall'inizio ha lottato per continuare ad esistere. Ha presto cominciato a diciamo declinare la sua furbizia e la sua rapidità di mano nei modi più consueti per un abitante dei vicoli. Ha iniziato a rubare, ha iniziato a frequentare cattive compagnie, ma dentro di sé ha sempre pensato che quella non sarebbe stata la sua vita, non del tutto almeno. Ha incontrato un individuo molto importante per lui che gli ha insegnato molto per riuscire a lasciare la città. Ha fatto svariati tentativi, ma avremo modo di parlarne, tutti falliti purtroppo.
Avrò modo di parlare anche del suo incontro con Isit, la dea dei sogni, e soprattutto di conoscere evidentemente anche Jennifer, una delle persone che più l'ha aiutato a sopravvivere in questa dura città che è Sainistas. Bene, 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 direi che ci sono tanti spunti interessanti. E poi, Vespro? Chi è Vespro? Questo personaggio mi è sfuggito prima. Direi che Vespro può essere definito in modo molto conciso come un rompicoglioni. Nel senso che è principalmente un personaggio che è sospettoso, vede collegamenti da tutte le parti e con tutte le cose, non si fida mai di nessuno, eppure del suo passato nessuno sa quasi niente. In effetti Jennifer è forse una delle poche persone che riescano a sopportarlo e di cui si fida, così come anche i suoi compagni. Diciamo che, ecco, c'è più di quello che sembra all'apparenza ed è ultra mega fissato con le scarpe. La cosa è il suo argomento preferito, lo mette da tutte le parti, è anche il suo termine di paragone e la sua metafora favorita. Però, ecco, diciamo che tende a ragionare e al tempo stesso alle volte a farsi prendere dal suo modo burbero ed eccessivamente diretto di dire e fare le cose. Wow, ok, quindi esattamente come te, i tuoi giocatori ti riconosceranno. Soprattutto sul rompi... No, dai, sulle scarpe, perché sappiamo tutti quanti che in realtà Alessandro è un fan delle scarpe. E poi abbiamo Nat per ultimo. Nat, che dire, a differenza dei suoi compagni, Nat non è nativo di Sainistas, ma arriva da lontano, da un luogo che spero avremo modo di, come dire, di cui avremo modo di parlare durante queste sessioni e che avremo modo di approfondire, perché a differenza della maggior parte dei goblin che si possono incontrare in giro, Nat è molto vecchio, almeno per gli standard della sua razza, ecco, mettiamola così. Ha fatto un sacco di cose nella vita, è stato in un sacco di posti e solo recentemente ha approdato a Sainistas per portare la sua arte culinaria in questi nuovi strani palati degli Elfi Oscuri. Chiaramente, come giusto che sia, si è trovato un po' in difficoltà e quindi questa Jennifer, questa figura angelica nei suoi occhi, lo ha preso, lo ha raccolto dai vicoletti, lo ha sbattuto nella prima cucina, la prima di molte in realtà, e da lì ha iniziato a farsi le ossa e a conoscere questa Sainistas di cui è molto ansioso di raccontare in realtà, perché per quanto piccolo sia, è difficile da notare, e quando si è piccoli è difficile da notare, si vedono tante cose, si sentono tante cose. Vero, vero, vero. Un po' tutti voi avete, no, citato questa Jennifer, ma chi è questa Jennifer? Da quello che si intuisce, insomma, potrebbe essere una vostra amica comune, no? Magari ne avete avuto a che fare nel vostro passato e forse avrà a che fare anche con la storia futura che andremo a raccontare. Chi lo sa? Quello che è certo è che noi ci troveremo nell'anno 1417, settima era del continente di Emnotork, e come anche loro hanno detto, la nostra storia appunto sarà ambientata nella città di Sinistas. Sinistas. Correggetemi, Sainistas. Io sono terrificante con gli accenti, i miei giocatori lo sanno. Ma prima, io li sbaglio il nome sempre della città. Una cosa. Ma io sbaglio i nomi dei miei giocatori dopo 20 sessioni di campagna, figuriamoci. Niente, io sono così, ragazzi. Sainistas, scusatemi, e no, un tempo era una delle città più importanti del continente, ma ormai è rimasto poco di questa grande civiltà. E c'è corruzione, c'è gioco d'azzardo, c'è prostituzione, insomma, sta scendendo un po' quell'ordine di città che non è forse così meraviglioso frequentare se sei un paladino in arme e luccicante, no? Ma per fortuna non ce l'abbiamo. Paladino. No? Non ce l'abbiamo? Ah no? Dici? Non lo so, io non lo so, proprio non lo so. Io lo so. Tu lo sai, Laud?
Pierre sa sempre cose che nessuno sa, questo è normale. Questo è anche lì in character per il nostro Pierre. E in la nostra avventura comincia dove è classico che comincino le avventure di molti, moltissimi avventurieri, ovviamente in una locanda, in una taverna. E i nostri cari amici stavano aspettando proprio questa Jennifer, una loro amica speciale, a quanto pare, che li aveva contattati, li aveva riuniti tutti loro in quella serata per dire loro qualcosa di importante. Cosa? Non si sa, non aveva anticipato nulla, a quanto pare. E i nostri tre si ritrovano lì seduti allo stesso tavolo a sbevazzare, a divertirsi, a giocare d'azzardo e quant'altro, assieme a un'altra figura, a un avventuriero, un tale che si fa chiamare Roland lo Svuotapinte. Jennifer non si fa vedere né per i primi minuti né per le prime ore e Messeri, io direi che da questo brevissimo preambolo iniziamo a calarci direttamente nella sessione vera e propria. Siete pronti? Non vedo l'ora. Assolutamente sì. Va bene, va bene. E ora direi 4, 3, 2, 1. Vi svegliate con mani e piedi legati. Siete all'interno di quello che parrebbe essere uno scantinato, qualcosa del genere. Voi non riuscite a muovervi e sentite i muscoli indolenziti, forse anche gli occhi particolarmente stanchi, il pensiero lento, quasi come se fosse particolarmente esagerato con gli alcolici o forse qualcosa di più. L'ultimo ricordo che avete, Messeri, e che eravate appunto all'interno di quella locanda e che stavate lì bevendo con questo Roland lo Svuotapinte, vi stavate divertendo, schiamazzi, rida, urla, di tutto e di più. Poi, nelle vostre menti, c'è il vuoto, nero assoluto. Oh no! È successo di nuovo! Dannato, no, Roland, lo sapevo, cazzo, che... È stato lui! È stato che sicuramente cazzo lui. È Roland? Chi è Roland? Vespro, non urlare, Nat. Non riesco quello a muovere le mani. Quello con cui stavamo bevendo e mangiando! Non mi ricordo neanche più perché! Stavamo aspettando Jennifer, credo. E, ah, e già, poi... è giusto. Era in ritardo di 2 ore e 45 minuti e 7 secondi, li ho contati! Sì, e poi tu hai insistito per ordinare un altro giro di birra e poi Roland si è allontanato un secondo, credo, e poi non mi ricordo molto altro, ricordo che c'erano dei piedi e poi eravamo qui sotto e poi abbiamo le mani legate, Master, abbiamo le mani, sì, legate, corde, manette, in che condizioni? Mani e piedi sono legati, entrambi, accoppiati, okay. Mani ovviamente dietro la vostra bellissima schiena. E quindi muovervi non è esattamente agevole, proprio per nulla. Qualcuno di voi qua che sa fare i bula bula ha qualche magia per liberarci o ci dobbiamo pensare con le nostre care vecchie mani? Laud vomita davanti a sé, tenta con la spalla di arrivare alle proprie labbra. Forse c'è qualcosa di appuntito da qualche parte. Che cazzo! Laud tenta di cominciare a muoversi, si guarda attorno tentando di trovare un pezzo di ferro sporgente, qualsiasi cosa possa recidere le corde. Mentre Laud, tu ti dai un'occhiata in giro appunto per cercare un modo di liberarti, sentite dei passi che riecheggiano all'interno di questo scantinato magazzino, qualsiasi luogo lugubre, umido e puzzolente, aggiungerei, visto che c'è Nat dentro in cui siete finiti. E di fronte a voi, apertasi una porta, appare la figura di Roland, lo Svuotapinte. Bene, bene, bene.
Ma che cazzo applaudi? Coglione! Siete svegliati, vedo, eh? Vi siete svegliati? Tanto, inutile che mi date qui giù di insulti. Potete anche mettervi a urlare per quello che mi riguarda. Qui dentro, o meglio, qui sotto, non mi sentirà nessuno. Non ti sentirà neanche più nessuno a te quando sarai sotto un palmo di terra. Sputa, 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 Vespro. Che è quello che ti rimane da fare lì con le mani legate, i tuoi bellissimi piedini stretti nelle corde. Vuoi che ti tolgo le scarpe? Non hai fatto altro che parlare di quelle scarpe stivali tutta la notte. Sai quanto mi sono rotto le scatole di sentirti tutta la sera, eh? Sai? Tipico degli uomini privi di gusto, oltre che di palle, come te. Senti, senti, capisco perché hai rapito Nat, lui è un pezzo grosso, ma io e Vespro cosa c'entriamo? Ma a me non mi importa molto, in realtà, che voi siate pezzi grossi o meno. Quello che intanto mi è di gusto che voi sappiate è che innanzitutto vi ho avvelenati. Proprio per stare sul tema del fatto che sono senza palle, dicevi, vero Vespro? È questo quello che fanno quelli senza palle, no? Avvelenano, è l'arma dei codardi, vero? Ma perché lo hai fatto? Ah, io sono un nano, tanto a me i veleni non mi fanno quasi mai effetto. Sicuramente avrò abbastanza tempo per farti il culo, non ti preoccupare, Roland! Ma questo, caro, il mio Vespro, è un veleno particolare. Non so se ne avete mai sentito parlare. Alcuni lo chiamano due notti. La realtà è che... Siamo fregati. Bravo, Nat! Sembri quello meno sveglio della cucciolata, ma... quanto pare arrivi diretto a certi concetti. Vedo un paio di giorni e poi schiattate tutti quanti. E io avrò il tempo... esercitarmi su di voi, di fare su di voi rituali, di fare certi giochetti che potrebbero servire ai miei scopi, magari anche aprire certi passaggi. Master, mentre lui sta parlando con Nat, posso tentare di spingermi con tutta la forza che ho delle reni, anche se sono legato, per puntare con le scarpe sulle sue e cercare in qualche modo di sbilanciarlo? Ok, ok, mi piace come idea, va bene. Provi a farmi un'atletica, caro il mio Vespro. Guarda, oh, all'alto del mio 8 in forza, ecco come arriva. Fortissimo. Ottimo, no? È poderosa. Oh. Beh, 16, non è male, direi. Va bene, Vespro, quindi... tu provi a darti questo colpo di reni, fiducioso anche della tua massa, in quanto appunto tu sei un nano, quindi vuoi lanciarti con tutto te stesso contro il nostro povero Roland, tra virgolette povero, e ci riesci, riesci a rotolare davanti a lui e quasi a fargli perdere l'equilibrio. Nel contempo vedete che dietro la figura di Roland si sta muovendo un'ombra. C'è qualcun altro che sta sopraggiungendo. Roland capitombola a terra, lì al tuo fianco, Vespro. E sentite anche delle catene vicino a quei passi. Io nel frattempo urlo: addosso, addosso! Andiamogli addosso! E cerco in ogni modo di buttarmi addosso a Roland che è caduto. Va bene, va bene, va bene. La Wood scatta come un salame. Ok, esiti, ma... va bene, mi fai anche tu un'atletica, la Wood? Certo. Anche solo per vedere se riuscite a mettervi in piedi. Fabri, ti faccio una domanda io invece, Master. Certo. Il nostro equipaggiamento ce l'abbiamo ancora addosso? Beh, non siete stati privati di quello che avevate addosso, questo no. Ok, perfetto. E allora vorrei fare una cosa, io cerco di divincolarmi, non sono prestante fisicamente come i miei compagni, ma in modo da mettere le mani vicine l'una all'altra e tentare di fare un lancio somatico di un incantesimo, nonostante le corde. Va bene. E vorrei provare a usare artificio druidico.
per creare una fiamma abbastanza forte da come si chiama, come si dice, disfare la corda. Ok, va bene, facciamo così, visto che appunto sei legato con le mani dietro la schiena, normalmente fare un incanto sarebbe praticamente impossibile. Approfittando della confusione che stanno creando i tuoi compagni, fammi un tiro di concentrazione, vediamo se riesci quantomeno a sgomberare completamente la mente e farti bastare quel poco che puoi muovere le dita. I tiri di concentrazione sono tiri di salvezza su costituzione. Costituzione puro, perfetto. Esatto, sì. 17. Ottimo, Nat. Ottimo, ottimo. Allora, puoi descrivermi? Mentre scalcio all'indietro, tento di posizionarmi con la schiena sulla parete in modo da essere il meno osservabile possibile. E inizio a dire: sì, picchiatelo, colpitelo più forte, più forte. E arretro leggermente in modo da trovarmi con la schiena contro la parete. E lì intanto inizio a tentare di accendere questo piccolo fuoco. Va bene, va benissimo. Ci riesci? E vuoi proprio bruciacchiare leggermente le corde? Cosa vuoi fare? Io vorrei, di passare anche una mappa più adatta. Allentare il più possibile le corde in modo da appunto trovarmi libero. Una volta, bene, questo... una volta che sarò libero, tipo mi posiziono qua, una cosa del genere. Va bene. Okay, arretro proprio, ok? E una volta che sarò libero... Vedremo cosa fare. Vedremo. Beh, a questo punto, Messeri, io direi di andare fino in fondo. Tiratemi iniziativa, visto che siamo entrati in una pugna. Prego. Quindi, avremo prima il nostro Roland, quindi avremo prima il nostro proprio Vespro, Nat e alla fine la Hood. Che loro due si sono lanciati a Roland, ma Roland non è impotente, voi siete legati, ma lui estrae una lama dal fianco come provate a lanciarvi su di lui e ovviamente la prima cosa che fa è menarvi. Scherziamo. Allora, primo colpo, innanzitutto. Direi che lo meniamo sulla Hood, che è il primo che ha provato ad affondare il colpo. Sei legato? La Hood, giusto? Tutta la Hood, sì. Ok, corretto. Quindi il tuo vantaggio su di te è un 22, sono 4 danni per te, caro. Puoi segnarsi. Va benissimo. Nel frattempo, questi passi che avete sentito dietro continuano a farsi sempre più vicini. Anzi, dopo il casino che avete fatto, forse accelerano anche. Prego, Vespro, si prepara la Hood. Si prepara Nat, volevo dire. Allora, occhio, Vespro, sono affilate, cazzo! Io alzo praticamente la testa e cerco di capire se c'è un punto. Ha addosso un'armatura questo Roland? Poca roba, definire l'armatura sarebbe esagerare. Sono giusto dei vestiti un po' spessi. Ok, allora lo guardo in faccia e penso che proprio quella brutta faccia sia sicuramente il punto in cui la mia testa, incontrandola, potrebbe fare maggiore danno. Quindi uso il mio insightful fighting, quindi il mio combattimento intuitivo, certo, per avere vantaggio e riuscire a capire bene da quale angolazione tirare la testata, visto che non posso raggiungere agevolmente le mie armi. Va bene. Te lo concedo. Ovviamente tu però sei ancora legato, quindi si annullano i due. Vantaggio, certo, e svantaggio, esatto, si annullano. Faccio normale. Prego. E tiro come un pugnale, direi, tanto più o meno siamo lì. Sì, fai un tiro per colpire normalissimo. Okay. Andrà bene. Andrà molto bene. Capitomboli sopra Roland. E il massimo che posso concederti, Vespro, è che mi fai perdere l'equilibrio all'indietro. Quindi ti ritrovi sopra di lui, ma non riesci a bloccarlo né, insomma, a far più di tanto. Ecco, adesso la tua faccia è esattamente dove doveva stare, sotto al mio culo. Va bene. Nat, si prepara la Hood. Ho le mani libere? Adesso sì, tutto okay. Tuo. Allora,
questo piccolo fuoco fa effettivamente allenta le corde, riesco a liberarmi, raggiungo la grossa lanterna che porto appesa al fianco, la apro e due piccole manine mi passano un piccolo involtolo di panno in cui io sussurro dentro: Angela, abbiamo bisogno di te, c'è un grosso problema. E da un punto Oddio. In mezzo alla stanza si sente arrivare un belato. Oh okay. No, ha chiamato Angela! E Angela appare a mezz'aria questa capra con due gigantesche corna che punta di prepotenza, belando come una disgraziata Roland, e inizia a colpirlo sotto al peso di Vespro. Di Vespro. Direi. Va bene, va bene. Per prego, Nat, tirami per Angela. Allora, ha tattiche di branco, quindi ha vantaggio. Una capra con tattiche di branco. È arrivato qualcuno che sa menare le mani. E guardo Angela. 15. 15 colpito, direi. È proprio di sì. Sono 12 danni perforanti. Quanti? 12. Beh, Angela becca in pieno il nostro Roland in testa. Roland, vedete, perde i sensi lì sul colpo, o forse anche una commozione cerebrale, qualcosa di più, poveraccio. E la pecora rimane, la capra rimane lì con i suoi bellissimi occhi verticali a guardarsi. E io le dico: presto Angela, mangia le corde di tutti gli altri, sta arrivando compagnia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, ok. La Hood starebbe a te, ma come ho descritto fino a poc'anzi, c'erano dei passi che sopraggiungevano e adesso iniziate a vederli, forse, dallo spiraglio, attraverso quella piccola finestrella che riuscite a intravedere, ci sono due figure che si avvicinano, probabilmente i compari del nostro Roland. E aggiunge qualcuno alla festa. Merda. Tento non di è mai buono quando ci sono invitati in più. Tento di raggiungere il pugnale e se la Udo riesce appunto a impugnarlo, reciderà le corde che gli immobilizzano le mani. Va bene, va bene. Mi fai un'acrobazia? C'è. Per riuscire a snodarti abbastanza per arrivare. Ottimo, Lord. Ottimo, ottimo. Riesci a impugnare il pugnale e lentamente a recidere le corde. Sì, ti puoi considerare libero di muoverti. Ok. Ho un'azione bonus libera. Cosa ho usato per liberarmi? Bah. Guarda, ti lascerei un'azione bonus in realtà. Molto bene. Appena le mani sono libere, le avvicino l'una all'altra, le strofino e poi una passa davanti appunto al volto di Laud. Isit porta i tuoi sogni nella nostra veglia, lo sussurra quasi indicando Vespro. Lancio santuario verso il mio compagno. Wow, ok, va benissimo. Oh porca miseria, mi piace sempre tantissimo qua, ma adesso non posso menare, vero? Mantieni la calma, Vespro. Ah! Raggiungo lo stocco con la mano, ma ovviamente non ho il tempo di sfoderarlo ancora. Va bene, va bene. E mentre appunto sussurri queste parole benedette verso il tuo compagno, prima uno e poi l'altro compare, entrano all'interno della stanza in cui eravate chiusi e iniziano a muoversi e correre verso di voi, uno proprio verso Vespro, non sapendo che è protetto dal tuo incanto, e l'altro al fianco di Roland verso di te, Laud. E direi che ci provano a colpirvi. Primo colpo verso di Vespro, tiro salvezza su saggezza per il nostro scagnozzo. 16, ho l'impressione, Messer Paladino, che ho superato la potenza dei suoi incanti. Pare di sì, e forse pure abbondantemente, mi sa.
Che saggi sti scagnozzi. Mamma mia. Abbiamo un 20 a colpire, tra l'altro. Oggi on fire. Oggi. Ma Vespro è sempre il primo che si fa male. No, non è vero, questa volta è stato 4 danni per il nostro Vespro. Sei fortunato che non ti posso menare, cazzo! Sputo il sangue. Date giù, maledetti! Non dovete essere altro che carne da macello, voi! E l'altro va verso la Wood. Dovevi proteggerti tu, la Wood, mi sa, eh? Vediamo. Brutte abitudini. E invece ho solo un 11. Grande. Ti manco. Schivo, sbinando la schiena. Miale, taglia l'aria sopra di te e nient'altro. Molto bene, molto bene. Ricominciamo il giro a questo punto. E c'era proprio il nostro buon Vespro. E poi si prepara Nat. A questo punto io cerco comunque di fare un passo indietro, sfilandomi da sopra la testa di Roland e cercando la mia limetta. La limetta con la quale ovviamente lustro tutte le borchie lucenti dei miei stivali, che tengo sempre a portata di mano. Forse abbastanza anche per liberarmi, non lo so. Beh, non è esattamente il pugnale del nostro paladino, però magari può esserti d'aiuto. Ti chiedo un'acrobazia anche a te. Sei messo meglio con l'acrobazia rispetto all'atletica? 13. Sì. Sì. 13, va bene, riesci a raggiungerla la limetta, quindi piano piano inizi fibra dopo fibra. Io faccio tipo, sai, il gioco che fanno spesso i ladri, quindi vado dentro il nodo, poi inizio a fare leva fino a che non si inizia a sciogliere e si allenta. Questo mi piace molto di più. Assolutamente sì, va bene, ci sto a questo punto. Lasci scivolare i tuoi polsi, le tue mani all'interno del nodo, facendo leva con la limetta. Va bene, sei libero. Ti considero come al nostro Lawood prima, un'azione bonus libera. Ha scassinato delle corde. Ha scassinato delle corde, mamma mia. Bellissima questa cosa. Io faccio dei nodi fatti molto meglio di così. Poi sfodero il mio cuciscarpe e si vede questo strano stocco tutto pieno con la guardia che è fatta di cuciture di cuoio rattoppate, ma bello brillante. E quello che farò è in realtà stare lì fermo, visto che mi hai detto ancora un'azione bonus, giusto? Allora rimango lì fermo. Sì, ti concedo un'azione bonus. Ok. Rimango lì fermo e punto da capo a piedi la persona che ho qui davanti, fermo in posizione, pronto a colpire verso il basso. Va bene, va bene. A questo punto Nat. Allora, Nat, prego, estrae dalla sua borsa un piccolo coltello da bistecca e inizia a segare vigorosamente le corde che gli tengono legati i piedi in questo momento. Vabbè. E dice: adesso arrivo anch'io. Immagino che anche questo sia Lazziconti come azione per liberarsi, giusto? Sì. Ok. Certo. E allora, mentre lui si libera, dice: Angela, nel frattempo, quello davanti a te, incornalo! E la capra parte a testa bassa e fa i pochi metri che lo separano, visto che giustamente Vespro si sposta, la capra da dietro arriva e come un trattore lo investe. Ti chiedo una cosa, per tattiche di branco vale Vespro messo di sopra o no? Entro 5 piedi da lei, quindi sì, ma anche dal bersaglio, Vespro comunque entro 5 piedi, quindi entro certo, 5 piedi in ogni caso varrebbe, sì. Perfetto, sì. E allora incornata sia. 23! 23! Angela! Tanti 12! Angela è la protagonista della serata comunque, ragazzi, cioè ritiratevi. Io direi di invitare Angela come prossimo ospite a ruolare qui sotto. Che meravigliosa. Incazzatissima. Va bene. Arriva prendendo l'aria in corsa a testa bassa, bam, un'incornata nel basso ventre. Povero scagnozzo. E anche lui finisce a terra. Non
non senza molta voglia di continuare l'incontro, probabilmente. E a quel punto Nat si finisce di liberarsi, afferra il mattarello che tiene dietro lo zaino, lo sbatte per terra perché non è proprio fortissimo, e trascinandoselo dietro urla alla capra: presto, circondiamo l'ultimo, arrivo anch'io! E Angela si posiziona qui e Nat si posiziona qua, in modo proprio da circondare brutalmente il tizio. Ok, ok, giustamente tattiche di branco, sei tu il branco di Angela, no? non sono nulla rispetto ad Angela io, ci mancherebbe altro. Va benissimo, allora Laud, tu e poi sta all'ultimo di questi gentiluomini. Vedo Angela spazzare via uno degli scagnozzi che viene scagliato a terra e quindi urlando forza capretta! E con i piedi legati e ancora il mal di testa da posto sbronza estraggo lo stocco e lo alzo davanti a Roland tentando di trovare un punto debole e affondandone la punta. Mm. 24 a segno, messere. Sono 6 punti ferita. Trafiggi a parte con lo stocco e il nostro scagnozzo, ma si tiene ancora in piedi. Siete meno efficaci di una capra, ragazzi. No, attenzione, è Angela che è incredibile. È più efficace di una capra normale. Io vorrei sottolineare questa cosa. Va bene, va bene, va bene. Fai altro, Laud? Hai qualche altro tuo magheggio? No, direi che la Hood si fermerà qui. Torna in posizione di difesa per quanto le caviglie vincolate glielo consentano. Va bene, va bene, va bene, ci sto. E direi a questo punto che il nostro carissimo scagnozzo, vedendo che la situazione si fa terrificante per lui, soprattutto vedendo una cosa. Angela, che probabilmente è l'incarnazione di Tiamat, le sue spalle. Posso una cosa? Dimmi. Niente, se lo vedo che si sta guardando intorno, io arrivo lì, sollevo il mattarello minacciosissimo e gli dico: arrenditi, avrai salva la vita, figliolo! Non mi pagano abbastanza per queste cose! E lui, azione di disingaggio, e passando sopra il cadavere del proprio capo, inizia a muoversi verso la porta e a cercare di fuggire. Le cose si stanno vedendo malissimo per lui. Come oltrepassa la porta, però, sentite un colpo netto. Bam! Sentite poi anche il colpo del corpo. Perdonatemi il gioco di parole. Che cade a terra. Brutto bastardo! Se volevate farmi la pelle, eh? Ma adesso che mi sono liberato, adesso ve la faccio io la pelle! Ed entra all'interno della stanza nella quale voi stavate combattendo un'altra persona, decisamente dal viso più pulito di quelli che avete affrontato. Vi guarda, vede le corde a terra tagliate. Amici o nemici? Chi è che siete voi? Stavo chiedendo la stessa cosa. Mi soppesa un po' la situazione. Lo vedete che vi studia e soprattutto appare molto perplesso alla visione di una capra nella stanza. Angela, non è ancora innocuo. Tienilo sotto tiro. Forse, considerando bene la situazione, devo considerarvi amici. Lui ripone l'arma. Mio nome è Eric. E voi chi siete esattamente? Gente con un gran mal di testa, ma soprattutto gente che non sa dove diavolo si trova. L'odore potrebbe essere qualunque posto con Nat dentro. Ehi. Il cumino è una spezia apprezzata in molte parti di Endotor. Sì, le spezie. Eravamo con questo tizio qui, e indico Roland. E poi improvvisamente ci siamo trovati legati. E forse non solo questo. A proposito di quello,
Faccio una carezzina in testa ad Angela, le faccio due grattine e dico: sei stata bravissima, bimba. Le do un bacino in fronte e lascio andare la concentrazione sull'incantesimo perché mi servirà. E inizio a lanciare individuazione dei veleni. Oh, ottimo. Ci vorrà un po', però adesso lo vediamo cosa ci ha fatto. Ah, bene. Finalmente una magia utile, oltre quella di Angela. Incantatori, dunque, mi sembra di intuire. Mi presento completamente a questo punto. Io sono Eric e appartengo all'ordine della Falce Planare. Seguo la volontà di Malvar. Ah, un uomo di fede. Capito, Laud? Capito. E come vi hanno portato le onde, io del mare, fino a qui? In modo molto simile al vostro, a quanto pare. Anch'io mi sono ritrovato legato in un'altra stanza di questo edificio sudicio. Ecco, limitiamoci a definirlo così. Ma cos'è che sta sussurrando il vostro compagno incantatore? Non conosco. Nel frattempo c'è Nat dietro che sta tipo miscelando all'interno di un bicchiere da ciupito. È una cosa per capire se quel Roland ci ha detto la verità oppure saranno tutte quante fandonie per tenerci buoni. Nel frattempo, Master, lo studio soprattutto la sua reazione verso il piccolo Nat che sta preparando il suo incantesimo, per capire se la cosa lo preoccupa, non lo preoccupa, se c'è qualche cosa in lui che mi sembra stonato. Soprattutto io osservo le mani, i polsi. Sembrano essere quelli di una persona che si è appena liberata? Direi idea perfetta per il tuo occhio per i dettagli. Assolutamente sì. I suoi polsi portano i segni delle corde ben strette. Quindi probabilmente dice il vero. Sì, pare, a quanto vedo, che sia stato legato anche tu. E in realtà io qualcosina su questi uomini la so, ma se il vostro amico sta cercando di comprendere con l'uso della trama, forse è anche bene ascoltare lui. E proprio come lui finisce di pronunciare queste parole, Nat, tu ti rendi conto che non solo in voi c'è questa presenza di questa sostanza, ma percepisci qualcosa provenire anche dal corpo di Roland lì davanti. Ok, allora io faccio tipo shot di questa roba che ho dentro, ho questo secondo di momento tipo quando mangi il cibo piccante ti sale tutto di botto. Sì. Mi guardo un secondo intorno e tecnicamente l'incantesimo dovrebbe anche identificarmi il veleno. Ti confermo assolutamente che è questo fantomatico due notti. No, è conosciuto così. Non tanto quello che è dentro di noi, quello ma che c'è quello sul corpo di Roland. Non è tanto un veleno da quello che l'incanto ti fa percepire, ma sembra più una sostanza che ha degli effetti stravolgenti sul corpo, benefici e malefici. Ok. Tipo una droga, quindi una sua cosa del genere. O una specie di pozione alchemica, una cosa così. Potrebbe. Ok. Beh, che cosa ci dici, Nerottolo, lì sotto? Posso dirti che tutti noi siamo stati avvelenati, tu compreso. Conosci il veleno due notti? Sì. Perfetto. Stavamo indagando su questa gentaglia noi. Posso dirti che la Ud ha una malattia in svolgimento, forse sifilide, ma non ne sono sicuro. Un altro po' di privacy. Mi ha chiesto cosa vedo. Davanti a tutte queste cose, Nat. Oh, ok. E il nostro amico qui aveva in corpo una sostanza, una droga o una cosa del genere. Dategli un'occhiata, magari trovate qualcosa. Io lo ribotto. Come sei finito in queste segrete, invece, amico mio? Ve l'ho accennato prima, mentre tu pronunciavi quelle parole. Sono finito legato anch'io. Probabilmente ho ficcato il naso dove non dovevo. Stavate indagando su questi tizi, hai detto. Perché? Mio ordine, sì.
Sì, ho capito l'ordine. La chiesa, le preghiere, questa roba qui. Dicevo, quindi, stavate indagando su... gente che faceva che cosa? E non so bene se... fidarmi completamente ancora di voi, ma... Beh, guarda, siamo sullo stesso piano. Cominciamo facciamo da così. Che cosa è questo due notti, Eric? Cosa intanto la Wood mangia questo e estraggo un piccolo pasticcino verde da un involto e te lo passo. Un attimo, il mio stomaco è sotto sopra, potrei vomitarci sopra. Appunto. Oh, ok. Laud lo assaggia. Oh, per tutti i sogni di Isit è buonissimo. Ah, sì? Gli in un paio di morsi. Gli guarisce 8 punti ferita. Incredibile. Quindi... o ci fidiamo o non ci fidiamo. Se non ci fidiamo, un paio di deucce ce l'ho. Hai detto di chiamarti Vespro? Mi sembra. E Vespro piedi piombo. Pum! E faccio così con i miei tintinnanti stivali pieni di borchie acuminate. Facciamo così, intanto che vi racconto un paio delle cosine che mi vengono in mente. Strada facendo. Mi porto dal capo del mio ordine, una persona saggia, magari saprà lui dirvi qualcosina di più, se lo riterrà ovviamente necessario. Come mi sono dichiarato prima, ho prestato fede a giuramenti e a fedi, quindi non sono molto sicuro di quali potrebbero essere i miei prossimi passi. Questo momento almeno. Ho capito. Fammi solamente dare un'occhiata a questo qui. Vedi che Roland è ancora lì, no? Sì, certo. Lo praticamente inizio a tastare, vedere se ha qualche tasca nascosta dentro il panciotto, il gileo, il mantello, proprio come quando tasti sapendo dove solitamente le persone nascondono le cose, e poi cerco anche di aprirgli la bocca. Okay. Di controllargli gli occhi se c'è qualcosa che mi sembra se stia male pure lui, può essere avvelenato pure lui, può esserci qualcosa di strano. Fai un indagare innanzitutto, visto che lo stai perquisendo a tutti gli effetti. Certo. 13, va bene, ci sto. Beh, direi che mano a mano che lo ripulisci tra virgolette, trovi nelle sue tasche una fiala, purtroppo vuota da quello che vedete. Cerco di metterla dentro la manica senza far vedere al nostro Eric che cosa ho trovato, e semplicemente poi guardo gli altri e faccio: ah, non c'è niente, quest'uomo è vuoto come la sua mancanza di stile nelle calzature. Questa è un'abilità di mano però, Vespro, non pensare di sgattaiolare così. Lo so, eccola. 10. Un po' goffamente, probabilmente hai i polsi che ancora ti dolgono dall'essere stati legati. Master, ti chiedo una cosa però. Visto che è già scapitato più volte che Vespro avesse bisogno di copertura, io a quel punto... prendo un secondo la cosa e sussurro a Laud, sperando nella reazione più esplosiva possibile. Linfa di quercia fermentata. Non ne ho più molta, quindi mi raccomando, se ti è piaciuto, non dirlo troppo a voce alta. Linfa di cosa? Sì, ma non dirlo a voce alta, te l'ho appena detto. Come? Ma perché? Ma era buono o no? Sì, era buono, ma... Signor Paladino, per favore, sì. Venga qui un secondo. Ho bisogno del suo parere su questo importantissimo argomento. Laud ha mangiato un biscotto, l'ha visto prima, ha detto che era buono, no? Eric vi sta guardando un attimino così. C'è qualcosa che non gli torna, però non è riuscito ad accalappiare esattamente il bandolo della matassa. Va bene, signori, abbiamo finito qui. Tu, Vespro,
Nulla non, lì. Detto, non c'è niente, è vuoto. Sicuro. La sua mancanza di stile e anche probabilmente la sua vita. Le persone che hanno una vita vuota tendono a fare pessime scelte. Bene, allora, quell'ordine, quella chiesa dove dobbiamo andare dai tuoi superiori, no? Sì, andiamo. Seguitemi, seguitemi, che adesso vedremo lui. Manuel Gosa, non so se lo avete sentito nominare qui in città, ha una certa reputazione. Andiamo, cosa mi dirà lui di fare. Beh, vedremo anche di provare a darvi una mano, se possibile. Chiunque sia, sarà meglio che ci possa aiutare. I miei amici qui sono molto poco pazienti. Sì. Va bene, muoviamoci. Prego. Va bene. E quindi strada. Il nostro Eric inizia a farvi strada fuori da questo edificio fatiscente e, beh, dopo un po', non esattamente dietro l'angolo, vi porta dal capo del suo ordine.